Bella raga, allora un paio di aggiornamenti per questa settimana di Tower of Fantasy che sta arrivando. Allora, prima cosa, tra 3 giorni finisce il pass, quindi come l'ultima volta non prendete le ricompense settimanali perché altrimenti perdete i livelli del pass, perdete extra pool, qualsiasi cosa sia. Quindi tenetevele per 2 o 3 giorni direi, ok? Finché non arriva il nuovo pass, dovrebbe arrivare subito dopo la fine di questo. Il nuovo pass dovrebbe avere anche l'Overboard, che è la nuova relic che hanno inserito. Dov'è? Questo qua è la nuova relic che hanno inserito con Vera ed è semplicemente il Jetboard che abbiamo adesso, ma che può andare anche per terra e sulle sabbie mobili, solo che ha un cooldown veramente alto, quindi non è niente di che, ma comunque dovrebbe arrivare col pass, quindi ok, questa era la prima cosa. Seconda cosa, dovrebbe arrivare, ecco qui, un nuovo evento dal 1° di novembre, d'accordo? E dove praticamente prendiamo altre cornici, che tra l'altro questa cornice qua è super carina. È super carina, comunque ci danno gatto a comprare le macchinette, pur rosse, cornici, eccetera, eccetera, eccetera. Omnium Shield anche forse, comunque Shard SSR molto buone. E niente, non sono sicuro di che cosa bisogna fare, quindi vedremo quando esce, ok? Ne parleremo quando esce. In ogni caso, nuovo evento dal 1° novembre, che poi va in contemporanea con quello che abbiamo adesso di Mirror, anche perché dura ancora un pochino in teoria, quindi abbiamo doppio evento. Mentre per chi me lo chiede sempre, per quanto riguarda la prima scheda video, non hanno fissato il problema scheda video, ok? L'unico fix per il problema scheda video che c'è al momento è di aggiornare un file che c'è nella cartella di gioco. E io sul Discord ho messo come si fa, ma se volete farlo o non volete farlo, quella è scelta vostra, ok? E modificare i file delle cartelle di gioco è contro i TOS, però vedete voi, ok? Io la soluzione la trovate nel mio Discord. E eventualmente vedete voi, raga, ok? Se volete aspettare semplicemente, bella lì, se volete quittare perché non riescono a fissare un problema del genere, bella. E no, comunque, quindi problema scheda video ancora lì, problema del matchmaking ancora lì, quindi se giocate in gilda o comunque cercate di non fare matchmaking quando fate qualcosa, fate sempre find party, quindi solita roba, andate sulla bandierina che avete qua, create team, create il team. E scegliete quello che dovete fare e poi fate recruito oppure chiedete direttamente in chat di gilda, nella gilda in cui siete, eccetera, eccetera, che è l'unica soluzione, la soluzione migliore che c'è al momento, onestamente. Ultima cosa, e poi vi lascio le vostre cose e parliamo dei raid. Non dovrebbe cambiare niente per quanto riguarda i raid, perché anche se aumenta il level cap, che tra l'altro credo aumenti lunedì e non domenica, quindi non dovrebbe c'entrare niente con questa settimana, ma comunque, anche se aumenta il level cap, Nemesis Hard è da livello 77, quindi per quanto riguarda i raid potete sempre fare Apophis Hard, Nemesis Frigguard e Nemesis Rudolph, in base a quello che volete fare voi, insomma, ok? E niente, per gli aggiornamenti di questa settimana era tutto, io vi ringrazio sempre, vi ricordo che mi trovate su Twitch tutti i giorni, mattina, pomeriggio, forse sera, non lo so. Vedete voi, ok? Trovate il link in descrizione. Per il resto, commentate con uno yada yada se avete visto tutto il video. E ci vediamo alla prossima. Fate bravi, una buona giornata a tutti e bella!